pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi e passiamo subito ai discorsi ufficiali e alle premiazioni dei nostri meriti. Passo subito la parola al nostro presidente Valeriano Bobbi. Cercherò di essere veloce nella mia lettura del discorso. Buongiorno a tutti, a nome del Consiglio e di tutti i volontari della Croce Bianca do il benvenuto a tutte le associazioni di volontariato qui presenti. Porgo i saluti all'amministrazione comunale qui rappresentata dal vice sindaco nonché consigliere provinciale Lucio Facchinetti e anche l'assessore Cosimo Alemanno che ha dovuto comunque lasciarci per gli impegni su Palafiera. Un saluto al presidente della Fondazione Le Rondini Massimo Bossini e a tutti i nostri benefattori oggi qui con noi, dalle carissime Tilde Bresciani, Prandelli, a Franca Giulia Gnutti, alla famiglia Vecchietti Val, alla famiglia Pasotti OMP, a Fausto Buonomi e a Roberto Lena. Ringrazio la banda di Sant'Apollonio per averci accompagnato questa mattina durante la sfilata, anche se il tempo non è stato favorevole. Ringrazio anche i rappresentanti della banda di San Sebastiano che si alternano di anno con anno per accompagnarci nella sfilata. Un saluto al dottor Egidio Bonomi, vincitore del corso Inno per la Croce Bianca, che abbiamo fatto abbiamo indetto un concorso, ci è venuta l'idea, l'ho copiata veramente un po' da... devo dirlo, alleati dai, alleati della Croce Rossa. Un giorno eravamo io e Mattia, ci è venuta questa idea, facciamo un concorso, hanno partecipato diverse persone, Egidio è risultato vincitore di questo Inno per la Croce Bianca. Un saluto all'amica Loretta Forelli che è ancora qui nelle vesti di Croce Rossina, cos'è, una sorella adesso, sorella. Quest'anno ricorre il 39° anno della fondazione della nostra associazione. Siamo in continua crescita, sia per il numero dei volontari, ormai oltre 500, sia per le numerose iniziative in corso, come il centro di formazione che sta nascendo di fronte all'attuale sede. Un traguardo ambizioso per la qualità della preparazione dei militi, ma anche per il valore dell'opera di oltre 1.200.000 euro. Con 800 metri quadrati circa, di cui 300 per l'autorimessa dei mezzi e i restanti 500 divisi in un'ampia sala conferenze e 6 aule per la formazione. La sala conferenze con 150 posti a sedere è già stata assegnata a un giovane imprenditore in memoria del padre e le altre stanze sono in via di assegnazione. Sarà un centro importante per la nostra associazione, ma anche per tutta la comunità, perché potrà usufruire chiunque ne abbia la necessità. Un investimento importante, ma che riteniamo di riuscire a coprire in costi in tempi brevi. Grazie ai 250.000 euro del 5 per 1000, che ancora lo Stato ci deve, alla vendita di un appartamento lasciateci in eredità dalla signora di Sarezzo e grazie al finanziamento del credito bergamasco, qui rappresentato dal direttore del filiale di San Sebastiano Diego Sarnico, permettetemi di rivolgere un grazie particolare proprio al credito bergamasco, che in pochi giorni, con il significato apporto dell'amico Massimo Bossini, nonché consigliere della banca, ci hanno messo a disposizione 800.000 euro in una decina di giorni, quando mentre Unicredit, dopo aver già fissato la data per l'atto di acquisto, non si è presentata la firma dell'atto. Invece il credito bergamasco ha creduto in questa nostra associazione perché ha capito che dietro i volontari della Croce Bianca di Lumezzane c'è un'intera comunità che ci sostiene da sempre. Perciò ancora un sentito grazie al credito bergamasco, a Massimo e a Diego per il vostro impegno nell'aver trovato le risorse affinché quest'altro nostro sogno si realizzi. Un grazie va a Antonio Tassone perché in questa operazione la sua collaborazione si sta dimostrando veramente preziosa, anche perché prima poc'anzi mi ha detto di non dargli più niente. Non è vero, non è vero, ti vuole, però ha molta pazienza Tassone.
Avete sentito tutti. Eh? Grazie ai collaboratori come Guarnieri Mobili, Bertoli Adriano, Tecnolaser e Vincoli, perché ci stanno seguendo in ogni minimo dettaglio e stanno portando avanti con tanta pazienza le nostre richieste. Un grazie particolare all'ingegnere Alessandro Guerini, in quanto ho visto in quanta passione ha messo nella progettazione ed ora nel seguire i lavori. Siamo certi che la realizzazione del nostro centro di formazione sarà un altro fiore all'occhiello per la nostra comunità. Quest'anno abbiamo approvato il nuovo statuto che reputo sia fondamentale per la crescita di un'associazione e da breve anche il nuovo regolamento verrà proposto all'Assemblea degli Associati. Credo che siano due mezzi necessari affinché un'associazione operi nel migliore dei modi, perché ognuno di noi viva il proprio volontariato nell'osservanza delle regole e nel rispetto degli altri, che sono la base di una società civile. Fare il volontario comporta forse più doveri che diritti e ognuno di noi deve saperli rispettare. Sarebbe un grosso errore se si pensasse solo ai diritti. I volontari si mettono a disposizione al fine di sopperire i bisogni di una comunità. Proviamo a pensare per un attimo se in un paese come il nostro non avesse i 2500 volontari che quotidianamente prestano la loro opera, da quelli delle rondini a quelli della Caritas, a quelli del Mosaico, ai nostri militi della Croce Bianca e ai tanti altri che non cito ma sono ugualmente importanti e la forza delle nostre associazioni. Se così non fosse, credo sarebbe una società povera, molto povera. In un momento di crisi che continua a stringere in una morsa il nostro paese ed il mondo intero, penso che l'uomo non possa restare indifferente all'uomo. Sono questi i momenti dove solidarietà, generosità e altruismo devono prevalere su ogni cosa. I volontari hanno il compito di portare almeno un sorriso e parole di conforto dove c'è tristezza, dolore e disperazione. Diciamo giustamente no alle guerre, ma non ci accorgiamo che il nostro vicino di casa ha bisogno del nostro aiuto. Giovanni Paolo II diceva: non possiamo insegnare ad amare, ma è necessario imparare ad amare. Dunque, cari volontari, non demordite mai davanti agli ostacoli e quotidianamente bisogna affrontare. Continuate con lo spirito che ci contraddistingue, ricordandovi che l'uomo ha la precedenza su ogni cosa. Prima di concludere voglio ricordare che proprio oggi iniziano le votazioni per eleggere il nuovo consiglio direttivo e gli altri organi dell'associazione. Dureranno 15 giorni proprio per dar modo a tutti gli associati di votare. Mi auguro che il prossimo consiglio continui sulla strada che fino ad oggi la nostra associazione ha percorso. Colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri uscenti, tutti i responsabili che in questo triennio hanno lavorato in supporto al consiglio. Un ringraziamento particolare va ai miei vicepresidenti Orlando e Giovanna, al comandante Adriano e i suoi vice Eugenio e Giambattista, alla segretaria Mariella, alla nostra commercialista Marcella, al presidente revisore dei conti Margherita, con il resto del collegio dei provvibili, che in questi tre anni non sono mai stati chiamati in causa a significare il buon andamento e l'armonia che vige nell'associazione. Grazie, grazie, perché il più delle volte è sempre il presidente a fare bella figura e a ricevere i complimenti, ma solo perché dietro di lui c'è un'intera squadra di uomini e donne ed un unico obiettivo: fare del bene. Grazie a tutti e viva la Croce Bianca Lumezzana. Lasciamo la parola ora al nostro comandante Adriano Vivenzi. Anch'io vi do il benvenuto, grazie di aver partecipato a questa giornata per festeggiare la nostra Croce Bianca. Ringrazio i presenti, le associazioni di volontariato che sempre condividono con noi questo momento di festa, il vice sindaco Lucio Falchinetti, Grazia Panada, della presidente della Consulta, l'assessore Cosimo Lemanno, la signora Forelli Loretta della Croce Rossa. E un grazie anche a Don Giancarlo Scalvini che quest'anno ci ha ospitato nella parrocchia di Santa Polonia per la Santa Messa. Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi per la collaborazione che mi date, alle vostre famiglie per il tempo che donano all'associazione, ai miei due vicecomandanti, al presidente, ai due vicepresidenti, al consiglio,
al direttore sanitario, alla segretaria. Grazie ai vari responsabili dei servizi, dei trasporti disabili, dei mezzi, gli instancabili Luigi Gattolacca e Fracassi Adriano, dei presidi e dei medicinali e chi con la propria opera a qualsiasi titolo partecipa all'attività dell'associazione. Poi vi leggo alcuni dati relativi all'attività della Croce Bianca. Per il 118 abbiamo fatto 1.103 servizi per 27.776 km percorsi e 52.560 ore. Dopo gli altri servizi realizzati per l'ospedale Maugeri, per le rondini, per le scuole, i servizi sociali, per i familiari, il trasporto sangue Maugeri e il trasporto sangue Cardona, per un totale di 6.680 servizi, per chilometri 150.728 e 69.983 ore. Tutto questo è stato possibile grazie al vostro impegno e disponibilità. Sono in svolgimento i corsi per la certificazione regionale e il corso per autisti. Un grazie agli istruttori e ai formatori che con grande disponibilità e passione rendono possibile la formazione, elemento essenziale per migliorare le nostre conoscenze e per portare alla popolazione che ci dimostra affetto e riconoscenza anche concretamente quel servizio qualificato e puntuale che merita. Questo comporta sicuramente un grosso impegno da parte dei volontari che ringrazio per la costanza e pazienza. Si è appena concluso il corso di primo soccorso per la popolazione e 31 di questi hanno fatto domande per entrare in Croce Bianca con il merito dei formatori e istruttori che sono riusciti a trasmettere il loro entusiasmo. Grazie anche al gruppo che ha reso possibile la nostra presenza nelle scuole, momento importante di formazione per i ragazzi. Il progetto è un percorso formativo che accompagna gli alunni dalle prime classi fino alle classi superiori. Si parte da alcune semplici nozioni studiate e sviluppate a partire dalle classi, dalle prime elementari e materne fino ad arrivare ai superiori con la conoscenza del BLS laico. Lo scopo è di far conoscere il nostro lavoro di soccorritore, la nostra associazione, il volontariato e le tecniche di primo soccorso. Ha anche la finalità di far capire loro quanto possono essere importanti delle semplici ma efficaci manovre in attesa dei soccorsi e che il loro aiuto può veramente salvare una vita. E inoltre far capire ai giovani l'importanza del fare qualcosa per gli altri. Siamo stati nelle scuole materne, medie e superiori, dove abbiamo effettuato simulazioni pratiche e mostrato i presidi da noi usati in ambulanza. Abbiamo ritenuto giusto seguire nella crescita i ragazzi, far prendere loro confidenza anche con il mezzo di soccorso, per far sì che vincano anche la paura e la preoccupazione nel vederci intervenire, sia su loro stessi che sui loro familiari con l'ambulanza. Il gruppo Unità Cinofila è composto da 6 conduttori, 2 figuranti logistici, 6 cani, di cui 3 hanno ottenuto la certificazione per la ricerca di superficie a livello nazionale. A breve è prevista la certificazione anche per gli altri 3 cani. Oltre al regolare addestramento ed esercitazione, hanno partecipato a vari momenti di verifica, gare non competitive e svolto corsi di obbedienza. Il gruppo, in collaborazione con l'istruttore Roman Leonardo, sta attivandosi per portare Lumezzani ai campionati mondiali e nazionali di obbedienza per cani. A partire dallo scorso anno, la Croce Bianca di Lumezzani ha dato la disponibilità, in accordo con il Tribunale, allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso la nostra associazione a quelle persone che sono state sorprese alla guida di automezzi in stato di ebbrezza, in modo da poter ridurre loro la pena. Questa è un'opportunità per l'associazione, in quanto, oltre che a svolgere il lavoro è utile, la maggior parte di queste persone rimangono in Croce Bianca come volontari. Fino al mese di gennaio, 5 ragazzi, di cui 4 con la certificazione regionale, hanno fatto parte del servizio civile. Il servizio civile era un progetto nazionale, che speriamo venga attuato anche quest'anno, denominato Atlante 2012, gestito da AMPA. Prevedeva 12 mesi di servizio, retribuito in nome della nostra associazione del Sindaco dello Stato, in cui i ragazzi dovevano affiancare diverse squadre. I compiti che hanno dovuto assolvere sono stati lavoro d'ufficio, servizio di emergenza e trasporti, formazione generica e specifica. Voglio dire grazie a questi 5 ragazzi
che con la loro costante presenza hanno contribuito alla risoluzione di varie problematiche, migliorando anche il servizio al cittadino. La situazione dei militi. Nel 2012 eravamo 448, oggi a fine marzo 2013 siamo 476 più 58 che vengono per i lavori di pubblica utilità, per un totale di 534. Ringrazio ancora della collaborazione e auguro a tutti i presenti buona continuazione. Siamo qui per un saluto la Presidente della Consulta Sociale Permanente, Flauzia Panada. Davvero quella che ha incarnato lo spirito di collaborazione tra associazioni. Infatti anche nel 2013, grazie all'apporto importante di Croce Bianca, il progetto 2 più 2, che ha visto coinvolte parecchie associazioni e che era mirato alla formazione di giovani che poi si sarebbero inseriti nel discorso delle associazioni, è davvero andato bene, sta proseguendo e dobbiamo davvero ringraziare la disponibilità sia di persone, di energie, di spazi che la Croce Bianca ha messo a disposizione. Vi ringrazio e vi saluto ad molto santo. La parola ora al nostro vice sindaco Lucio Facchinelli. Grazie. Porgo molto, molto volentieri un saluto da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco a tutte le autorità presenti, ai rappresentanti delle associazioni e soprattutto ai militi, perché ritengo che nelle parole del Presidente oggi sia soprattutto la festa dei militi e dei volontari della Croce Bianca. Del resoconto del 2012 abbiamo sentito testé i numeri, che sono numeri importanti per quanto riguarda gli interventi, per quanto riguarda i chilometri effettuati, per quanto riguarda l'attività nel suo complesso. E dell'anno che stiamo vivendo abbiamo sentito dalle parole del Presidente quelli che sono i programmi, ma insomma mi pare di poter dire senza tema di smentita che l'obiettivo più importante, l'opera più importante è rappresentata senz'altro da questa dépendance, dalla realizzazione del distaccamento. Un'opera altrettanto importante, abbiamo sentito anche qui per numeri, i numeri dell'investimento, il numero delle aule messe a disposizione per la formazione, il numero di posti dell'aula magna, insomma un obiettivo assolutamente straordinario che esce dall'ordinarietà e dall'attività ordinaria di un'associazione pure importante come la Croce Bianca Lumezzane. Questo vuol dire pensare con un occhio che va oltre i confini della propria associazione, vuol dire pensare con un occhio che va a favore della comunità. Un applauso per il direttivo e per il presidente, mi pare dovuto e doveroso. Detto questo, noi abbiamo un inno. Noi abbiamo un inno della Croce Bianca che verrà presentato ufficialmente nel corso della grande inaugurazione del distaccamento. È un inno che, e vado a concludere, è un inno che è una lirica. È una lirica dedicata al volontariato lumezzanese, una lirica dedicata al milite in particolare della Croce Bianca e una lirica che dice, per chi poi avrà modo di apprezzarne il contenuto nel suo complesso, ma che dice della capacità che l'uomo ha, in sintesi, di volare, ma la capacità di volare che riesce ad essere, a trasformarsi in realtà soltanto quando l'uomo vola insieme agli altri, pertanto quando l'uomo è dedito al bene comune. Io ritengo che questo inno, questa lirica sia certamente un ringraziamento e un riconoscimento ai militi della Croce Bianca,
ma per ciò che abbiamo detto è certamente, seppure indirettamente, un riconoscimento per la comunità di Lumezzane. Grazie Gidio. Angeli del soccorso, spinti d'arcana voce, pronti ad accogliere con la bianca croce, vola l'autoambulanza là dove c'è chi soffre e la disperanza che ciascun conosce, dove gli samaritani chiamati dall'urgenza a tendere le d'amore vera e senza, mai cesserà l'aiuto per quanto scorra il tempo, impegno assoluto, più che un giuramento, gli uomini sono ma con un'ala sola, e per poter volare si devono abbracciare, mai cesserà l'aiuto per quanto scorre.